la finanza da. Ragazzi, buongiorno. Adesso oggi parliamo non di calcio, ma di un argomento sociale, di Facebook. Allora, ragazzi, quante volte vi capita di essere cancellato su Facebook? Ragazzi, voi siete stati cancellati su Facebook. Equivoci, discorsi, fatti, poi scatta il band, come si dice. Esatto. Bloccati, comunque, diciamo tutti, attenzione, può qua succedere. È passato un top a proposito di cancellamento di Facebook. Un top cubano-brasiliano. Comunque... Ci vorrebbe un'app. Ci vorrebbe un'app, ragazzi, come dice quel mio amico, un'app che ti dice chi ti ha tolto, chi ti ha levato, chi ti ha levato. Ragazzi, mi dia uno ogni volta, io per esempio 700 amici e passa. Quando ogni mi cancella qualcuno, qualcuno ti leva, quando lui mette rock, cose, qualcuno può dar fastidio. Certo, magari è sano rock e calogero, quindi qualcuno che è un po' pettaro, come potrei essere io, è disturbato. Certo. E quindi lo leva. Allora, innanzitutto sto facendo questo video non perché mi hanno cancellato, quindi non vi fate i mostri perché a me non mi hanno cancellato. Quindi è solo una cosa che abbiamo pensato con i miei amici. Quindi, cosa ne pensate di fare? Vabbè, tu sempre devi essere anticonformista. Ma non avete un cazzo da fare, ragazzi. Hanno male, ragazzi. Allora, facciamo un'applicazione. Chi vi ha cancellato? Chi vi ha cancellato? Bisognerebbe crearla, così che noi potremmo vedere chi ci ha Facebook, cancellato. Porca troia, ma è possibile che non... Sappiamo tutte cose. Alessandro è nelle vicinanze, Alessandro sta cagando, Alessandro sta mangiando, Alessandro sta fottendo, però non sappiamo quando Alessandro ti ha cancellato. Non si riesce. In questo caso non interessano le ragazze, quindi non ce ne frega niente di Alessandro. Era un esempio. Comunque, ragazzi, Facebook, facciamo un appello. Ragazzi, fate un'applicazione. Vabbè, dirlo a Zuckerberg. Chi ti ha cancellato, clicchi. Oppure, e scopri. Oppure arriva una notifica. Alessandro ti ha cancellato. Non chiamare più. Basta. Cioè, che poi io ogni volta con 700 amici, se mi cancella qualcuno, così tipo... noi ci mettiamo l'anima in pace, senza esatto. che poi diventa stalker. Esatto. Non la rimandiamo. Non la rimandiamo. Però sappiamo per presa visione chi è stato, quindi chi è sincero. Sono fan i fub. Ragazzi, creiamo Facebook, Zuckerberg, porca troia, fallo sta notifica che ti ha tolto. Scusa, se io non capisco. Se fate la notifica e Alessandro ti ha stretta amicizia con Calogero, con Andrea, con Silvano qua dietro, perché non dovete fare una notifica dove dice Alessandro ti ha cancellato? Così mi vedete dice caro ogni volta, magari i miei amici quando mi hanno cancellato e sapevo come ha cancellato. E io sapete cosa faccio? Vado su Messenger, vedo i contatti quelli più in. Non mi hanno cancellato, facetevi fare icone, non me ne fotte niente. Tutti gli altri che mi ha cancellato. Hai pure l'app del bloccaggio? Certo, io vado su Messenger. Che molti top la uso, no? Certo. Anche ora su Instagram più. Vabbè, ma bloccare, la notifica, 20 anni che c'è, quando andava che c'è Facebook, 2008. Fate sta notifica. Andrea, che ne pensi? È così, che io se blocco Calogero, Andrea ti ha bloccato. Attenzione. E così poi dove viene mi spatti il bastonato. A mia. Comunque, ragazzi. Però così presa visione, senza che poi uno diventa stalker, maniaco, si incazza. Certo. Basta, è sempre ragazzi, nei limiti. Mettete la notifica. Chi è che deve salutare il mettete la notifica XYZ ti ha cancellato. Ciao a tutti, Facebook, mi raccomando. Ciao. E sempre vive top, forza solo i top, forza Juve, sempre. Stefano, non saluti? Scusatelo.